Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Voi abitate tutti qua sopra, ma gli appartamenti lei dove? Quarto piano. 10 giorni fa abbiamo incontrato alcuni inquilini sotto sfratto che vivono in appartamenti di proprietà dell'ente previdenziale Empaia. Tutti, diciamo, qui, in questo stabile qui dietro. Quante famiglie siete? 28-25. Empaia sta dismettendo una parte del suo patrimonio immobiliare e ai suoi inquilini ha prospettato due possibilità: acquistare le case in cui vivono oppure lasciare gli appartamenti. Mi dica lei, a 72 anni che vado in banca, mi dica che mutuo mi danno. Abitiamo questi immobili da circa 35 anni, praticamente abbiamo cresciuto i nostri figli in questo immobile. Oggi è una giornata importantissima in una città dove i ricchi hanno messo le mani sul patrimonio pubblico, la città dove si parla solo di sgomberi, dove si fanno sfratti su sfratti tutti i giorni. L'avete visto il servizio, no, in cui parlavamo anche delle case, sì, di Durigon, di Rocca? Ma beati loro, riescono ad aggiustarsi, a trovare gli escamotage per avere questo benedetto sconto. Pari diritto ce l'abbiamo anche noi, partendo da quotazioni di mercato, non quotazioni artatamente innalzate o alzate da parte della proprietà. Le case acquistate con lo sconto da Rocca e Durigon le abbiamo raccontate nella nostra inchiesta di 2 settimane fa. Durigon, per esempio, ha comprato nel lussuoso contesto di via Cortina d'Ampezzo a un prezzo, con lo sconto del 30%, di 2.775 euro al metro quadro. Molto meno del prezzo medio della zona, che è di 4.184 euro al metro quadro. E invece ascoltate qual è la proposta che Empaia fa agli inquilini delle case della periferia di Via di Grotta Perfetta in questa riunione del 2021. La Fondazione Empaia ha acquisito una perizia valutativa da parte della città a livello nazionale. Il valore di vendita è valore di riferimento euro metro quadro per l'appartamento sito al piano intermedio del Stato, che vale a 3.255 euro metro quadro. 3.255 euro al metro quadro. È vero che Empaia proporrà anche a questi inquilini l'applicazione di uno sconto, ma il prezzo al metro quadro di partenza richiesto da Empaia è molto più alto del prezzo medio di mercato degli immobili in quella zona, che è di 2.900 euro al metro quadro. Senza contare che si tratta di case non certo di pregio, ma di edilizia economica. Un trattamento riservato da Empaia anche ad altri inquilini di altri complessi residenziali della periferia romana. Questo è il bagno, cioè questo me l'hanno rifatto, guardate che roba. Mi pioveva e noi venivamo al bagno con l'ombrello. Ah. Io abito in questa casa da settembre del 1986. Pagavo all'epoca, erano 350.000 lire al mese. Mio marito è macellaio e prendeva 400.000 lire a settimana. La paga di una settimana pagavamo l'affitto e ci rimanevano 50.000 lire. Nel 2009 scade il contratto e ci propongono una cifra che era dell'80% più alta. Noi pagavamo 400 euro al mese, venivamo a pagare 700 euro al mese. Ma noi non è che non volessimo pagare un aumento, volevamo pagare un aumento che fosse una cosa più onesta, no? E quando Empaia vi propone di acquistare, che proposta vi fa? Ci hanno applicato un prezzo di 3.000 euro al metro quadro. Per chi aveva il contratto scaduto e non aveva voluto rinnovare, loro hanno richiesto gli arretrati e praticamente ci sono arrivate cifre come 25-26 mila euro che devono essere pagati in surplus del prezzo di vendita. Adesso sono sotto sfratto. Praticamente siamo in attesa di quello che succede. Il mio sogno, il sogno di mio marito era di acquistarla e magari di lasciare un domani una cosetta a mia figlia, no? Ho visto andare via tante persone, tante famiglie sono andate via e non ci hanno salutato perché era troppo doloroso. Noi piangevamo dentro casa e quando sentivamo che scendevano, noi piangevamo qua e non abbiamo aperto la porta perché sarebbe stato uno strazio. Dopo 40 anni, essere trattati così è veramente una cosa... Thank you.